Ciao amici di Cantina del Cerro, questa sera andiamo a provare insieme il Franciacorta Riserva. Allora, che cos'è prima di tutto il Franciacorta Riserva? È uno spumante fatto con il metodo classico. La differenza fondamentale che c'è tra gli spumanti, la maggior parte sono fatti con il metodo Martinotti o Charmat, invece diciamo gli spumanti e alcuni spumanti come questo e gli champagne, ma anche lì non tutti quanti, sono fatti con il metodo classico. Il metodo classico, diciamo, è l'equivalente dell'invecchiamento per i vini normali, passiamo così. È un processo quindi molto più lungo che ha un effetto di produrre dei sapori differenti, un po' più complessi, soprattutto si sentono di più un attimino i lieviti rispetto a un metodo Charmat, che invece è proprio una lavorazione fatta per essere più veloce e per dare dei vini più freschi. Classico esempio il Prosecco, che appunto è un metodo Charmat ed è un vino molto fresco. Allora, riserva, cosa vuol dire? Prima di tutto che è un millesimato. Millesimato è una dicitura importantissima per i metodi classici, perché significa, come in questo caso, che vengono usate, mi sembra almeno al 75%, le uve della stessa annata, in questo caso appunto il 2008. Se volete approfondire bene il metodo classico che cos'è, trovate nella descrizione un link a un articolo che avevo scritto in cui proprio spieghiamo per bene che cosa è, come si fa lo spumante e in particolare che cos'è il metodo classico. Appunto, dicevamo, quindi 2008, prima di tutto un millesimato e poi un riserva, quindi ha avuto un invecchiamento più lungo. Infatti, noi troviamo che la sboccatura, che è il processo finale in cui diciamo lo spumante finisce il suo invecchiamento, che in questo caso si chiama raffinamento sui lieviti, finisce nel 2015 e qua invece lo troviamo proprio segnato. Benissimo, allora siamo pronti. La temperatura dovrebbe essere freddo di frigo, ma io preferisco a volte leggermente di più, insomma, di stare sugli 8 gradi. Abbiamo qualche piccolo problema tecnico. Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Allora, stappiamo. Classica tappatura col sughero, gabbietta per mantenere la pressione, che comunque è presente una forte pressione all'interno di questo vino. Facciamo attenzione. Siamo pronti. Si sente il tappo che spinge. Eccoci qua. Allora, usiamo un calice che non è perfettissimo per il Franciacorta, però comunque va sempre bene per lo spumante, che deve essere un calice chiuso in modo che mantenga i profumi. Noi abbondiamo sempre un po' perché a me i bicchieri piacciono un po' belli pieni. Ok. Allora, prima di tutto possiamo vedere il colore, che è un bel colore classico giallo, leggermente lo vediamo un po' più un giallo un po' più intenso, che è tipico prima di tutto dell'invecchiamento che ha fatto il vino. Questo è un vino ottenuto da Pinot e Chardonnay. Negli spumanti è anche importante il perlage, che spero che si veda molto bene in questo caso, che è intenso, ce ne sono molte, molto fini le bollicine e persistente, che infatti continua a uscire. Allora, il profumo è molto intenso anche in questo caso, molto si sente un profumo che è tipico in questo caso di questi spumanti qua, che proprio ricorda i lieviti, che in questa tipologia, solo nel metodo classico appunto, sono quelli che arricchiscono il sapore del vino, i profumi, via andare. E adesso andiamo alla degustazione. Ecco, allora, una caratteristica che a me piace tantissimo in questi spumanti è che la frizzantatura non è per niente fastidiosa né invasiva, infatti si sentono molto bene tutti i sapori, che sono dei sapori molto complessi, veramente, non so cosa dire, a me piace un sacco, quindi
l'invito. Allora, una cosa importantissima che per questi spumanti, che sono comunque dei secchi, è che sono da tutto pasto, possono partire dagli aperitivi con anche dei salumi perché vanno molto bene con i grassi e poi possono accompagnare tutto quanto, non le carni rosse perché in quel caso vabbè il sapore è molto forte, ma diciamo anche come in questo caso noi che abbiamo un po' di pizza, una torta salata e tra un po' anche del pesce, sono perfetti. Benissimo, io spero di avervi detto tutto. Vi invito sicuramente a provare questo spumante e vabbè, siccome arrivo da una giornata di lavoro, vi saluto e vado a gustarmelo. Ciao a tutti!